è molto forte, cioè lui riesce non solo a trasmettere la sua sensibilità nei suoi gioielli, a rendere la materia di qualcosa di inerte, qualcosa che un'anima ce l'ha attraverso la sua ricerca, attraverso la sua maestria di orfo e attraverso la sua visione, ma lui riesce anche a trasmettere nei suoi gioielli una sensibilità comune che spesso noi non riusciamo a percepire. È la nostra sensibilità, è quella che a volte ci sfugge, presi da tante cose, presi dalla quotidianità. Ecco, lui è grande perché riesce ad includere le sensibilità degli altri e a tradurle poi nei suoi gioielli, gioielli nei quali poi noi riconosciamo le nostre sensibilità.